Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ognuno di noi ha il proprio timbro vocale. Quando noi parliamo, ognuno si identifica con la propria voce. Ma quando cantiamo, qual è proprio la nostra voce? Perché noi tendiamo ad imitare il cantante che stiamo eseguendo. Come facciamo però a trovare la nostra di voce? Cantare in libertà. Ognuno di noi si chiede: ma qual è la mia vocalità quando cantiamo? Infatti, capita a tutti che se cantano una canzone di Eros Ramazzotti, tendenzialmente si cerca di imitare quel tipo di vocalità, oppure di Albano o di Michael Jackson, di qualsiasi cantante, e quindi poi quando noi facciamo le cover è difficile capire come possiamo farle utilizzando la nostra voce, soprattutto se siamo all'inizio dei nostri studi di canto. Quindi il mio consiglio è questo: partiamo dalla nostra voce parlata. Quindi se questo è il mio modo di parlare, allungando le vocali, possiamo trovare già delle note che appartengono alla nostra vocalità. Quindi, parlando, proviamo a dire ciao. Io se dico ciao, ciao, ciao. Lo voglio dire più in alto, facendo finta di stare a distanza. Ciao, ciao. E quindi questa, ciao, può essere la nostra voce un po' più acuta. Oppure, trovare una voce più bassa, utilizziamo sempre la parola ciao. Ciao, ciao, ciao. Questa è la nostra voce un po' più bassa. In questo modo noi inizieremo a capire qual è la nostra vocalità. Poi è chiaro che quando si canta, ogni cantante, spesso ci capita di vedere voci che nel parlato sono in un modo e poi quando cantano sono diverse. Ad esempio il maestro Luca Laurenti, lui è proprio un esempio, abbastanza netto dal suo modo di parlare. Ciao Paolo, come stai? Tutto così? E lui parla molto nasale in questo modo. Poi quando canta invece, avrai sorrisi sul tuo viso. Fa anche canzoni con la voce molto grossa. E quindi questa è una discrepanza tra la sua voce parlata e la sua voce cantata. Però c'è gente tipo Eros Ramazzotti. Sarà l'aurora. Perché lui proietta il suono un po' nel naso. Però questa poi è diventata la sua particolarità. C'è a chi piace e a chi non piace. Però nella sua voce cantata è quella. Vi faccio un po' di esempi. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Pino Daniele ha usato un po' questa voce così, un po' soffiata, un po' mix tra falsetto e voce di testa. Carmen Consoli ha una bellissima voce bassa, però quando canta, canta molto. Mille violini suonati dal vento, l'ultimo bacio è un po' così. E quindi tutte queste voci, poi rimettendole nel parlato, non corrispondono sempre a quella che è la voce reale di quando noi stiamo conversando. Poi anche, ad esempio, i cantanti lirici, che hanno una voce sì in maschera quando parlano, tutta così, però poi quando cantano, dovendo alzare il palato, a paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, è un po' tutto così. Poi ci sono artisti tipo Caparezza, Estrosi, che fanno una voce diversa da quella che è nel parlato. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. E si capisce che è una forzatura per dare un carattere a un personaggio che esce e non alla propria vocalità di quando si parla. Ad ogni modo, se voi volete trovare la vostra vocalità, provate a cantare, se siete maschietti, delle canzoni femminili, ovviamente nella vostra tonalità, e quindi non avendo
un esempio sulla stessa vocalità maschile, canterete quella canzone probabilmente con la vostra voce naturale. O al contrario, se siete femminucce, provate a fare delle canzoni maschili alzandole di tonalità in base a quella che è la vostra, il vostro range vocale, e in questo modo vedrete che riuscirete a trovare molto meglio quella che è proprio la vostra voce. Ad ogni modo, se poi noi vogliamo trovare un modo di cantare che deve essere nostro e vogliamo non cantare con la nostra vocalità ma crearci un personaggio, possiamo provare a sperimentare con la nostra voce, fare tante voci finché ci piace quello che troviamo e il risultato magari sarà soltanto nostro e saremo riconoscibili. Questa è un'altra strada che ognuno può percorrere. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.